Ciao ragazzi, io sono Emanuele e bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi vedremo come dare un effetto 3D alle nostre foto. Quello che vedete in questa immagine è mio nonno, è una foto del 1907. La realizzazione di questo effetto è molto semplice, ci serviranno sia Photoshop che Premiere. Apriamo l'immagine alla quale vogliamo applicare l'effetto in Photoshop, creiamo un nuovo livello dallo sfondo. E poi con lo strumento penna andiamo a scontornare il nostro soggetto. Bene, fatto questo, creiamo una nuova selezione. Dopodiché la invertiamo e creiamo un nuovo livello tagliato. In questo modo abbiamo isolato il nostro soggetto. Ecco qui con lo strumento gomma vado a scontornare ancora delle piccole parti dell'immagine. Dopodiché vedete la zona che è rimasta vuota, la andiamo a circondare con lo strumento lazzo. Dopodiché selezioniamo riempi in base al contenuto. Ed ecco che la zona vuota si è andata a riempire e corrisponde più o meno al resto dell'immagine. Volendo, naturalmente la possiamo aggiustare con strumenti come il pennello correttivo o il timbro clone. E una volta che siamo soddisfatti del risultato ottenuto, andiamo a salvare il nostro soggetto come un'immagine PNG. Mentre invece lo sfondo lo salviamo come un normale JPEG. A questo punto il lavoro in Photoshop è terminato e possiamo aprire le due immagini in Premiere. Una volta aperto Premiere, importiamo le due immagini in una nuova sequenza, le ridimensioniamo come meglio preferiamo e le animiamo con i keyframe. Il soggetto, in questo caso io lo sposto in avanti utilizzando i keyframe nel valore scala. Mentre invece lo sfondo lo porto leggermente indietro, quindi inizio con un valore di scala per lo sfondo di circa 123 per portarlo poi a 120 al termine della clip. Volendo, naturalmente si può agire anche sulla posizione e sugli altri valori. Infatti sul soggetto ho applicato anche una variazione nel valore della rotazione. Ed ecco il risultato finale. Bene ragazzi, il video si conclude qui. Come avete visto, questo effetto è molto semplice da realizzare. Io vi ringrazio della visione, come sempre, delle iscrizioni, di tutti i commenti che mi lasciate e vi do appuntamento ai prossimi video, ragazzi. Ciao a tutti!